Ripeto. Non ti piace? È bello sponzato. Dopo un poco di ore che la frittata sta nel pane, noi diciamo che sponza, cioè la frittata si mischia col pane e diventa tutt'uno. Si sfragna praticamente. Non si capisce dove finisce il pane e comincia la frittata. Ci abbiamo fatto pure un pezzo, Salvatore, come era all'inizio? Il pane frittato di mia madre non si batte. Scusate, perché non lo riprendiamo sto pezzo? Perché stiamo mangiando. Finiamoci i panini. Ma capito, ma cogliamo gli attimi. No, manco mi posso strafogare. Ma... vabbè, mangia, sempre mangiare, la cosa di mangiare. 1, 2, 3, 4. Il pane frittato di mia madre non si batte. Perché non è che bastano due fette di pane e una frittata per fare il pane frittata che fa mia madre. Se al pane frittata che fa mia madre gli levi mia madre, rimane un panino con la frittata. Generico. Sempre. Banale. Ordinario. Se invece al pane frittata che fa mia madre gli levi il panino con la frittata, rimane... beh... mia madre. Siete bella. Che può sempre farmene un altro. Che magari le viene meglio. O peggio. Lì uno può fare dei paragoni. Oltre al gusto del pane della frittata c'è il gusto della sorpresa, dell'imprevisto, che è il sale della vita. E anche di quel pane affrittato. È finita la cassetta. Mia madre è fai un panino senza background, senza memoria, senza cultura. È un panino che magari lì per lì ti sfama pure, Però non ti appassiona, non ti fa crescere. Il pane frittato senza mia madre è un panino ripieno di un vuoto. C'è un trattore, mettiamoci qua. E alla fine lo